ragazzi, qua ZV Jackson e benvenuti nel primo episodio del torneo di OSM Online Social Manager. Praticamente ci sono io con altri youtuber, ragazzi, e praticamente, come si può vedere appunto qua dietro di me o comunque qua da parte a me, ragazzi, a ognuno di questi youtuber, me compreso, è stato donato un giocatore. Io, ragazzi, ho sculato veramente in una maniera assurda, infatti ho trovato Paul Pog 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 Bah, ragazzi, infatti sono super felice. Comunque vi voglio far vedere un attimo quello che ho fatto io con la mia squadra, perché ovviamente è un torneo. Vi voglio far vedere appunto anche i partecipanti di questo torneo, che sono, ragazzi, Gabboman, poi ci sono io, poi c'è FuseGamer, Talox, Exet, Tatino, Sequolf, Henry Lazza, TonyTubo, Om, Menzo e Andrea Oleari. E ovviamente ognuno degli altri youtuber ha un top player. Io, ragazzi, sono stato veramente sculatissimo. Quindi, ragazzi, vi voglio far vedere un attimo quello che ho fatto, perché comunque ci ho un po' giocato, voglio arrivare primo in questo torneo e mi dovrete dare una mano anche voi. Quindi, ragazzi, io adesso vi faccio vedere la mia rosa, vi faccio vedere la mia formazione, vi faccio vedere un attimino quello che sto per fare e soprattutto, ragazzi, scrivetemi qua sotto nei commenti come migliorare la squadra, cosa andare a fare, che giocatori comprare, su chi puntare. E comunque, ragazzi, per chi non sapesse appunto l'esistenza di questo gioco, nel primo link in descrizione troverete il link per scaricarlo gratis sul telefono, sia Android che appunto iPhone. Comunque, questa qua è la mia rosa. Allora, ho già investito un po' sul mercato perché ho comprato Kingsley Coman, che è un buon giovane da far crescere. Poi Kalinic, vabbè, l'ho messo in vendita. Poi abbiamo Righi, Clivert, quello giovane, quello di 19 anni, che però sì, può crescere bene, però comunque non voglio puntare su di lui perché ci metterei troppo a farlo salire. A centrocampo invece, ragazzi, abbiamo Pogba 99, che lo sto allenando e è vicinissimo al 100, quindi top player Pogba. Poi ho comprato Fabregas, che ho speso anche un po' di soldi, però ci sta perché comunque è 98, va benissimo. E abbiamo Drinkwater, Parolo, Shelby e Iborra, ma penso che questi qua li metterò in vendita uno per uno, perché se ne possono mettere in vendita solo 4 per volta, quindi dopo metterò in vendita anche gli altri. In difesa invece sono messo abbastanza bene perché sono stato molto fortunato, mi è capitata una squadra giovane, veramente giovane, ad esempio Red Sox, 19 anni, 85, questo qua l'ho comprato invece, 22,87. E in porta invece abbiamo Timo Horn, 85,24, che anche lui ci sta. Quindi, ragazzi, io direi di andare subito a fare gli allenamenti, perché comunque voglio far crescere i miei giocatori per vincere questo super torneo. Ad esempio mettiamo ancora Kingsley Coman, grande Kingsley, mettiamo ancora il Polpo Paul, poi mettiamo questo qua, che comunque cresce bene, 22,87, facciamo diventare subito 90, e poi mettiamo il classico Timo Horn. Comunque, ragazzi, abbiamo 23 milioni e la partita ce l'abbiamo tra 3 ore contro il Dinamo Kiev. Cosa cavolo è sta partita? Non è una partita... Ah, ok. Divano Kiev, lol, contro la squadra appunto di Menzo, che c'ha Dybala, Griezmann, Sané, Asensio, Schick, ma che cazzo di squadra ha? Alli, Milinkovic, Casemiro, ma che squadra ha? Koulibaly, Bellerin. Ragazzi, questo qua ci aprirà il culo Menzo, perché è una squadra veramente della Madonna. E niente, cioè. Quindi, ragazzi, purtroppo gli allenamenti lì non posso neanche farli, perché se li dovessi fare, appunto, faccio così perché devo preparare la mia formazione per la partita in live con voi. Quindi sprecherò un po' di queste cose, ma tanto ce ne hanno date veramente un sacco. E niente, grazie, scusate, sono sempre io. Quindi, ragazzi, allora direi in attacco Coman con Kalinic. Beh, non è che sia super attacco, però ci teniamo questo. A centrocampo, magari al posto di Parolo, mettiamo il nostro Paul, e al posto di Shelby, appunto, Shelby, sì, quello lì, comunque mettiamo Parolo con Drinkwater spostato sulla destra, grande Fabregas con Pogba. In difesa, ragazzi, io direi di mettere proprio subito Lenglet, eccolo qua. Quindi abbiamo magari ok, no, ragazzi, perdiamo 27-0 questa partita, ma non fa niente. Mettiamo in porta Timo Horn, anche se dovessimo perdere la partita, ragazzi, non fa niente, perché noi giochiamo sempre con il cuore e soprattutto abbiamo un sacco di giovani da far crescere. Quindi, ragazzi, fatemi in bocca al lupo. Il prossimo video uscirà, penso, fra 2 giorni, ma se questa serie dovesse piacervi, ragazzi, ve la porterò, perché secondo me è una serie abbastanza figa, soprattutto se la fanno tutti gli altri youtuber. È stato voi tutto. Ah, ragazzi, veramente aiutatemi sul mercato, perché vi faccio vedere un attimo una lista trasferimenti. Cioè, potete vedere, ci sono appunto, c'è Draxler 97, ma costa 50 milioni, nel senso non è che ce l'ho tutti questi soldi se non mi comprano.
ad esempio qua chi è che c'è, cioè nel senso non ci sono giocatori fortissimissimi, c'è Iniesta, ok, 14.087, però spero qualcosa di più. Anzi no, dai, faccio così ragazzi, perché sennò veramente almeno Iniesta mi serve. Per 14 milioni me lo compro, almeno lo metto al posto di Shelvey, che è veramente scarso. Giusto per questa partita, ecco no, mettiamo al posto di Parolo, almeno Iniesta c'ha 87. Poi al massimo lo rivendiamo, fa niente ragazzi, perché cioè sennò perdiamo veramente troppo malamente. Quindi da ZV è tutto, ci vediamo con il prossimo video ragazzi, ciao!